Amici, buongiorno, ho fatto check out, siamo pronti per quest'ultima giornata qui a Mosca, direzione Cattedrale del Cristo Salvatore, ci vediamo lì. E voilà, ci abbiamo messo un attimo, è una passeggiata proprio. Davanti la cattedrale del Cristo Salvatore, ma a quanto pare la sfortuna continua qui a Mosca. E è chiusa anche questa cattedrale, che di solito alle 10 è aperta, adesso sono le 10 e mezza ed è chiusa. E non so più cosa fare, non so dove sbatte la testa. Diventa anche difficile così fare dei video perché non posso farvi vedere nulla. Posso parlare io per mezz'ora, però non mi pare il caso. Quindi non vi dico dove ci vediamo, perché tanto anche la prossima destinazione sarà chiusa. Quindi ci vediamo. Boo. Per fortuna c'è lui che non mi delude mai. Sono venuto da Grappli, ragazzi, per pranzare, che oggi dobbiamo fare una cosa al volo proprio. Però vi voglio fare una sorpresa, contate fino a 3. 1, 2, 3. Ragazzi, sono ritornato perché lì fuori da Grappli c'era un centro informazione e mi ha detto che a luna riapriva la cattedrale qui. Quindi sono dovuto per forza ritornare e adesso la vediamo dentro, finalmente siamo riusciti ad entrare una cosa. Alleluia! Finalmente ce l'abbiamo fatta a vedere una cosa. Comunque in assoluto una delle cattedrali più belle che io abbia visto nella mia vita. All'interno parlo. Esternamente c'è quella di San Basilio, che è veramente bella. Però all'interno è spettacolare, veramente sfarzosa. C'è tanto oro. Comunque ragazzi, a me questa Mosca sta diventando un po' stretta. E poi mi sono stancato sinceramente di sta giugno e mettiamo ancora la felpa come se sto a novembre. Quindi io direi che è il caso di cambiare città, però come posso fare? Non ho i soldi per prendere il biglietto aereo. È l'unico modo, è questo. Proviamo un po'. E la firpa? E mo' dove sono finito?